Use Law, avvocati in radio. Buon pomeriggio da Italo Meoli, oggi 16 maggio 2024 su Use Law Web Radio, un nuovo appuntamento con Focus Lavoro, la rubrica di approfondimento in materia di diritto e giurisprudenza del lavoro. Anche oggi incominciamo la nostra disamina con una serie di sentenze di legittimità per poi concludere con due sentenze della Corte d'Appello di Venezia e di Perugia. Allora, passiamo ad esaminare il primo provvedimento della Cassazione e precisamente un'ordinanza del 7 maggio del 2024 della sezione lavoro, la numero 12.306, con la quale la Cassazione ha affermato che la condotta extra lavorativa del dipendente trovato in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale di disvalore comunque sociale minore rispetto a condotta costituente reato e in assenza di prova di danni all'immagine del datore non giustifica il licenziamento. Anche in questo caso andiamo a esaminare la fattispecie. La Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore assunto come operaio a seguito di procedimento disciplinare col quale allo stesso era stato contestato che in occasione di un controllo stradale eseguito dai carabinieri sul suo veicolo erano stati rinvenuti 6 grammi di eroina con conseguente denuncia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La Corte d'Appello riteneva che non vi fosse prova del fine di spaccio tenuto conto del decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Forlì, in cui si affermava l'infondatezza della notizia di reato, dal momento che la sostanza stupefacente sequestrata era da ritenersi per uso personale ed escludeva la prova di danno all'immagine dell'azienda a seguito della pubblicazione della notizia sul quotidiano a diffusione locale, proprio perché è avvenuta tale pubblicazione senza indicazione delle generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Pertanto, alla luce di ciò, i giudici della Corte d'Appello valutavano la gravità del fatto non tale da giustificare la sanzione disciplinare espulsiva per definitiva lesione del vincolo fiduciario. Per la cassazione di questa sentenza proponeva ricorso in Cassazione la società datrice di lavoro. La Suprema Corte, comunque, ha ritenuto infondate le doglianze della società, ribadendo innanzitutto l'autonomia della valutazione dei fatti posti a base della contestazione disciplinare in sede giudiziale civile rispetto alla valutazione degli stessi fatti in sede penale, quali condotte integranti o meno fattispecie di reato. Inoltre, i giudici di legittimità hanno richiamato il principio generale secondo il quale il giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità. Pertanto la Cassazione continua ribadendo che il giudicato di assoluzione, come nel caso che stiamo trattando, il decreto di archiviazione non determina l'automatica archiviazione del procedimento disciplinare, dal momento che non si può escludere che lo stesso fatto, inidoneo a fondare una responsabilità penale, possa comunque integrare un inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare. Tuttavia, continua la Cassazione, la valutazione dei fatti oggetto di procedimento disciplinare, come operata dal giudice penale, non è irrilevante, posto che è assai differente il disvalore sociale e giuridico collegato alla detenzione di stupefacenti, anche pesanti ai fini di spaccio o per uso personale, e che la ricostruzione fattuale operata in sede penale è comunque utilizzabile da parte del giudice del lavoro. Inoltre, la Corte di Cassazione non ha mancato di ricordare che in tema di licenziamento per giusta causa la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta
scritta rientra nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti di natura oggettiva e soggettiva della fattispecie. Pertanto la Cassazione, sulla base di tali presupposti, ha ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte d'Appello, che aveva valutato la condotta extralavorativa del lavoratore, in sede penale ricordiamo ritenuta non costituente reato e quindi di disvalore sociale minore rispetto a condotta costituente reato, e l'assenza di prova di danni all'immagine del datore non tale da incidere negativamente in via definitiva sullo svolgimento e proseguimento dell'attività lavorativa. Proseguendo sempre con la giurisprudenza di legittimità, andiamo ad esaminare un'altra ordinanza della sezione lavoro della Cassazione del 6 maggio del 2024, la 12.142. Con questa ordinanza la Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore autore di un post su Facebook diffamatorio, qui pertanto idoneo a qualificare in modo offensivo e dispregiativo l'azienda datrice di lavoro e altamente lesivo dell'immagine della stessa. Anche in questo caso andiamo ad esaminare il caso concreto. Un lavoratore impugnava il licenziamento intimatogli per giusta causa dalla società per avere lo stesso diffuso tramite Facebook affermazioni diffamatorie nei confronti del datore e dei vertici aziendali, attribuendo loro comportamenti disonorevoli e infamanti, con un post idoneo a qualificare in modo offensivo e dispregiativo l'azienda e altamente lesivo dell'immagine della stessa. La Corte d'Appello, confermando la pronuncia di primo grado, rigettava la domanda del dipendente, giudicando il recesso proporzionato alla gravità della condotta, certamente idonea a incrinare il rapporto fiduciario. Il lavoratore, pertanto, proponeva ricorso per la cassazione della decisione, lamentando tra i motivi che il post era stato pubblicato per un breve periodo e reso visibile solo alla cerchia degli amici del lavoratore stesso, nonché diffuso mediante screenshot contro la sua volontà. Pertanto la condotta del dipendente, secondo la difesa dello stesso, doveva ritenersi tutelata e in particolare scriminata ex articolo 51 del codice penale dall'articolo 15 della Costituzione, che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, fra le quali risulta inclusa anche quella che avviene attraverso i social media. La Cassazione, investita dalla questione, ha ritenuto comunque infondato il ricorso del lavoratore, rilevando preliminarmente che il nucleo argomentativo della sentenza impugnata risultava incentrato sulla circostanza che la portata diffamatoria del contenuto del post pubblicato dal lavoratore sarebbe comunque rimasta intatta anche laddove la diffusione dello stesso fosse stata limitata al comunque amplissimo elenco di amicizie documentate dal lavoratore stesso. Infatti il collegio ha ricordato che in tema di licenziamento disciplinare costituisce giusta causa di recesso, in quanto idonea a ledere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo, la diffusione su Facebook di un commento offensivo nei confronti della società datrice di lavoro, integrando tale condotta agli estremi della diffamazione, proprio per l'attitudine del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone. Infatti, continua la Cassazione, nel caso in esame il rapporto interpersonale, proprio per il mezzo utilizzato, assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti, al fine di una costante socializzazione, venendosi pertanto a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica. C'è da osservare, ricorda la Cassazione, che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato la potenzialità offensiva della propalazione di notizie o di dichiarazioni proprio a mezzo dei social in generale e di Facebook in particolare, ponendo proprio in rilievo l'idoneità del messaggio, una volta messo sul web,
anche su un social ad accesso circoscritto, comunque di sfuggire al controllo del suo autore per essere veicolato e rimbalzato verso un pubblico indeterminato, tanto da far ritenere l'immissione di un post di contenuto denigratorio idoneo ad integrare, come nel caso di specie, gli estremi della diffamazione. Proseguendo con la giurisprudenza di legittimità, andiamo ora ad esaminare un'altra ordinanza della sezione lavoro della Cassazione dell'8 maggio del 2024, la numero 14.986, con la quale la Cassazione ha stabilito che per le hostess neomamme sussiste il diritto all'astensione dal lavoro notturno per motivi di genitorialità fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Andando ad esaminare il caso concreto, una hostess si era rivolta al Tribunale del Lavoro e poi successivamente alla Corte d'Appello affinché le venisse riconosciuto il diritto di esonero dal lavoro notturno fino al compimento del terzo anno di età della figlia. I giudici di merito accoglievano le richieste della lavoratrice, rilevando che il decreto legislativo 151 del 2001 e il 185 del 2005 trovano applicazione anche nei confronti del personale di volo. La compagnia aerea, datrice di lavoro, impugnava la sentenza della Corte d'Appello, eccependo in particolare che gli assistenti di volo che agli assistenti di volo non troverebbe applicazione la disciplina prevista dall'articolo 53,2 del decreto 151 del 2001, in quanto per il personale dell'aviazione civile verrebbe in rilievo l'articolo 7,2 del decreto legislativo 185 del 2005, che non contempla l'astensione del lavoro notturno per genitorialità. Tuttavia la Cassazione ha ritenuto il ricorso della compagnia aerea infondato. Infatti, la Suprema Corte ha ricordato che l'esonero dall'obbligo di lavoro notturno per ragioni di genitorialità si applica anche al personale di volo dell'aviazione civile, nonostante l'inapplicabilità delle disposizioni sull'orario di lavoro che disciplinano il lavoro notturno, atteso che con tale disposizione si è predisposto un nucleo minimo di tutela, assicurando indistintamente alla lavoratrice madre o al lavoratore padre la facoltà di sottrarsi al lavoro notturno proprio in ragione dell'intenso rapporto che lega il genitore al minore in tenera età. Infatti, continua la Cassazione, la disciplina speciale dettata per il personale di volo con riguardo al lavoro notturno mira a proteggere un bene diverso da quell'oggetto delle norme poste a tutela delle lavoratrici madri e non integra pertanto una deroga alla disciplina dettata dall'articolo 53 del decreto legislativo 151 del 2001. Inoltre, continua la Cassazione, l'inapplicabilità al personale di volo dell'aviazione civile delle disposizioni sull'orario di lavoro che disciplinano il lavoro notturno non esclude che a tale personale debba comunque applicarsi la speciale disciplina dettata dall'articolo 53 del decreto 151 proprio a tutela e sostegno della maternità e paternità. Continuando con la disamina della giurisprudenza di legittimità, andiamo ad esaminare una sentenza molto interessante, sempre della sezione lavoro della Cassazione del 9 maggio del 2024, la 12.688, con la quale la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di licenziamento disciplinare avvenuto in seguito a una denuncia fatta dal dipendente come whistleblower. Cioè, con questa sentenza la Cassazione si è pronunciata proprio sulla vicenda di un dipendente pubblico che lamentava la natura ritorsiva del licenziamento per giusta causa comminatogli dal datore di lavoro. Andiamo ad esaminare il caso concreto. Il dipendente, dirigente dell'area amministrativa, era stato licenziato a seguito dell'accusa di non aver adeguatamente gestito un avviso di accertamento fiscale per un importo di 4 milioni di euro che avrebbe potuto avere gravi ripercussioni finanziarie per l'azienda. Al dipendente era stato contestato di essere rimasto inerte, non avendo impugnato l'avviso, nonostante avesse le competenze e le informazioni necessarie per farlo. La condotta del lavoratore, pertanto, era stata considerata una grave negligenza professionale sufficiente per giustificare un licenziamento per giusta causa.
Occorre comunque osservare che prima delle contestazioni disciplinari il dipendente aveva effettuato diverse segnalazioni di condotte illecite interne all'azienda. Tali segnalazioni, che includevano presunte irregolarità gestionali che aveva comunicato all'ANAC e alla Procura regionale della Corte dei Conti, avevano delineato un quadro di presunta malgestione da parte dei vertici aziendali. La Corte d'Appello ha comunque respingeva il ricorso presentato dal dipendente, confermando il licenziamento per giusta causa. Infatti le motivazioni della Corte si sono concentrate sulla valutazione delle responsabilità dirette del dirigente nella gestione dell'avviso di accertamento fiscale non contestato. Infatti, secondo la Corte, il dipendente aveva piena conoscenza e competenza necessaria per intervenire e il suo mancato agire costituiva una negligenza tale da compromettere il rapporto fiduciario. In tale contesto, la stessa Corte d'Appello aveva ritenuto che non fosse necessario esaminare l'ipotesi del licenziamento ritorsivo data la presenza di una giusta causa. Il dipendente pertanto si rivolgeva alla Corte di Cassazione per impugnare la decisione della Corte d'Appello. Nel suo ricorso in Cassazione il dipendente aveva evidenziato la necessità di una più approfondita valutazione delle prove e dalla questione della protezione del whistleblower, aspetti che il ricorrente riteneva non fossero stati adeguatamente considerati dalla Corte d'Appello. La Cassazione, nella sua disamina, ha criticato in primo luogo il modo in cui la Corte d'Appello aveva gestito le prove. Infatti, era mancato, secondo la Cassazione, un adeguato approfondimento delle responsabilità specifiche del dipendente nella gestione dell'accertamento fiscale. Inoltre, non era stata data sufficiente attenzione alle competenze e alle autorizzazioni effettive del dipendente. Pertanto, ciò, secondo la Cassazione, poneva in dubbio la base della giusta causa di licenziamento. Importante è stata anche da parte della Cassazione è stata anche la riconsiderazione del ruolo del dipendente come whistleblower. Infatti, secondo la Cassazione, la sentenza impugnata non aveva adeguatamente considerato le denunce presentate dal dipendente come whistleblower relative a condotte illecite all'interno dell'azienda. Infatti la Corte ha evidenziato l'importanza di non penalizzare i dipendenti che agiscono nell'interesse pubblico rivelando irregolarità interne, rafforzando pertanto la tutela prevista dalla legge. Pertanto la Cassazione afferma, si legge chiaramente nella decisione, che nello specifico, anche se il fatto omissivo contestato al dipendente non appare in sé direttamente collegabile alle denunce dallo stesso presentate, tuttavia il contesto in cui l'addebito disciplinare si inserisce e il dedotto esautoramento di attribuzioni, anche in un'ottica di individuazione delle competenze del lavoratore, che assumono rilevanza ai fini di meglio delineare la relativa responsabilità. Infatti, per la Cassazione, la Corte d'Appello non aveva sufficientemente motivato il collegamento tra la condotta contestata e la presunta lesione del vincolo fiduciario, né chiarito le specifiche violazioni contrattuali alla base del licenziamento. La Corte di Cassazione, nella propria disamina, ha richiamato diversi precedenti giurisprudenziali in materia di licenziamento ritorsivo e tutela del whistleblower e in particolare l'allegazione da parte del lavoratore del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera comunque il datore dall'onere di provare l'esistenza della giusta causa del recesso. Solo laddove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'illiceità del motivo unico e determinante che si cela dietro il negozio di recesso. Inoltre, continua la Cassazione, la segnalazione prevista dall'articolo 54 bis del decreto legislativo 165 del 2001, whistleblowing, sottrae alla reazione disciplinare del soggetto datore tutte quelle condotte che, per quanto rilevanti, persino sotto il profilo penale, siano funzionalmente correlate alla denuncia dell'illecito, risultando pertanto riconducibili alla causa di esonero da responsabilità disciplinare di cui alla norma invocata. Pertanto la Cassazione ha concluso
cassando la sentenza della Corte d'Appello e rinviando il caso per un nuovo esame, sottolineando la necessità di una più accurata valutazione in merito alle responsabilità del dipendente e del contesto in cui il licenziamento era avvenuto, incluse le attività di segnalazione di condotte illecite. Ora, proseguendo sempre con la giurisprudenza di legittimità, andiamo ad esaminare un'ordinanza del 2 maggio del 2024 della sezione lavoro, sempre la 11.730. Con questa ordinanza la Cassazione ha affermato che il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire sul piano contrattuale nei confronti del datore per l'accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale. Andiamo ad esaminare anche in questo caso la fattispecie concreta. Un lavoratore, socio e dipendente di cooperativa, agiva in giudizio al fine di ottenere la corresponsione di differenze retributive derivanti dal maggior orario di lavoro svolto nel periodo compreso dall'aprile 2007 sino al febbraio del 2009, nonché dei relativi contributi previdenziali versati dal datore su un orario di lavoro per un rapporto di lavoro formalizzato soltanto come part-time, laddove il rapporto effettivamente svolto era a tempo pieno. La Corte d'Appello, condividendo la soluzione negativa assunta dal giudice di primo grado, affermava che non sussistesse un interesse ad agire in capo al lavoratore per l'accertamento della maggiore contribuzione a lui dovuta, in mancanza di un pregiudizio concreto e attuale derivante dalla condizione lamentata e in relazione alla mancata deduzione del risultato utile che la pronuncia del solo accertamento invocato dal lavoratore avrebbe potuto determinare. In particolare, secondo i giudici del gravame, per poter agire con la domanda di accertamento dei contributi, il lavoratore avrebbe dovuto provare in termini puntuali non solo di aver svolto attività lavorativa a tempo pieno nel corso del rapporto di lavoro, ma anche e soprattutto che il mancato computo del tempo pieno e per converso il mero computo del solo tempo parziale lo avesse deprivato sul piano contributivo di una quota di versamenti utili al fine del conseguimento della possibilità di fruire del trattamento pensionistico. Avverso la sentenza della Corte d'Appello, il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso del lavoratore, rilevando preliminarmente che il lavoratore ha diritto di agire nei confronti del datore per l'accertamento dell'omissione contributiva prima ancora del maturare di qualsiasi danno previdenziale. Difatti, a fronte di una irregolarità contributiva, il lavoratore ha la possibilità, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, di esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno, ex articolo 2116 del Codice Civile, oppure un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva, quale comportamento potenzialmente dannoso. Tale orientamento, continua la Cassazione, si fonda sull'assunto secondo cui, pur non essendo creditore dei contributi previdenziali, il lavoratore è comunque titolare del diritto di derivazione costituzionale alla posizione contributiva, ovvero del diritto all'integrità della posizione contributiva a cui l'omissione reca un pregiudizio attuale, quale comportamento potenzialmente dannoso. Pertanto, il lavoratore ha sempre un interesse qualificato a proteggere sul piano contrattuale la sua posizione assicurativa e il diritto all'integrità dei contributi, quale bene strumentale rispetto al suo diritto, costituzionalmente tutelato dall'articolo 38,2 della Costituzione, al soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di avveramento di un rischio protetto dalla legge. Pertanto, continua la Cassazione, il lavoratore ha sempre un interesse concreto e attuale a vedersi accertato, a fronte del lavoro svolto e dell'inadempimento datoriale, il diritto al maggior numero possibile dei contributi. La Cassazione, inoltre, ha precisato che la domanda di accertamento proposta sorge sul piano contrattuale con l'instaurazione del rapporto di lavoro e va indirizzata nei confronti del datore, nei cui riguardi il lavoratore vanti un vero e proprio diritto soggettivo all'integrità contributiva, ovvero al regolare versamento dei contributi previdenziali, purché dal momento che la posizione assicurativa
pur essendo strumentale per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, costituisce un bene suscettibile di lesione e quindi di immediata tutela giuridica già nel corso del rapporto di lavoro, allorquando non risultano pagati i contributi assicurativi e prima ancora di qualsiasi evento protetto. Inoltre, continua la Cassazione, la legittimazione processuale ad agire per l'accertamento dell'obbligo contributivo va ritenuta non alternativa a quella dell'ente previdenziale, ma autonoma rispetto ad essa, proprio in considerazione dell'attualità del pregiudizio che per il mancato incremento dell'azionalità contributiva utile a pensione si determina direttamente nella sfera giuridica del lavoratore. Pertanto i giudici di legittimità, sulla base di questi presupposti, hanno cassato con rinvio la sentenza impugnata, affermando il principio di diritto secondo cui il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire sul piano contrattuale nei confronti del datore per l'accertamento della debenza dei contributi omessi proprio in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'INPS. Concludiamo la disamina con la giurisprudenza di legittimità andando ad esaminare una sentenza del 6 maggio del 2024, la 12.126, con la quale la Cassazione è intervenuta nuovamente in materia di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ribadendo che la nozione legale di dispositivi di protezione individuale non è limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma si riferisce a qualsiasi attrezzatura, complemento accessorio che può in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in conformità con l'articolo 2087 del Codice Civile. Pertanto la Suprema Corte, sulla base di questi principi, ha affermato che il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire e mantenere in stato di efficienza anche gli indumenti di lavoro che pertanto vengono assimilati ai dispositivi di protezione individuale. Andiamo ora ad esaminare la giurisprudenza, come dicevo all'inizio della trasmissione, due provvedimenti di merito. Il primo è della Corte di Appello di Venezia, la sentenza numero 256 del 2024, con la quale la Corte d'Appello si è pronunciata sul caso di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo a seguito della soppressione del posto di lavoro. Il datore di lavoro aveva giustificato il licenziamento per la necessità di procedere con una ristrutturazione aziendale che aveva portato alla eliminazione delle mansioni specifiche del lavoratore, tra cui quelle legate alla gestione ambientale e alla sicurezza sul lavoro. Il lavoratore impugnava il licenziamento sostenendo l'assenza di un giustificato motivo oggettivo. In particolare, il dipendente aveva messo in discussione la validità delle ragioni addotte per la soppressione del suo ruolo, affermando innanzitutto la mancanza di trasparenza nel processo decisionale del datore e inoltre che non erano state esplorate possibili alternative, come il suo riposizionamento in altre funzioni aziendali, secondo quanto prevede l'obbligo di repechage. Il tribunale in primo grado rigettava l'opposizione del dipendente, confermando il licenziamento per GMO in conseguenza della soppressione della posizione lavorativa. Il lavoratore quindi avanzava appello contro questa decisione, rimettendo pertanto alla Corte d'Appello proprio la valutazione della legittimità delle motivazioni presentate dal datore, della legittimità, dicevo, delle motivazioni presentate dal datore. La Corte d'Appello di Venezia ha stabilito che il licenziamento del lavoratore comunque non rispettava i criteri del giustificato motivo oggettivo ed era pertanto illegittimo. In particolare la Corte ha evidenziato proprio carenze nell'applicazione dell'obbligo di repechage, un requisito fondamentale che avrebbe obbligato il datore a ricercare alternative alla cessazione del rapporto lavorativo. Questo obbligo non era stato adeguatamente perseguito, portando pertanto alla decisione da parte della Corte d'Appello di reintegrare il lavoratore.
In seguito alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento, la Corte, come detto, ha ordinato la reintegra del lavoratore e ha stabilito anche il pagamento di un'indennità risarcitoria, che è stata calcolata sulla base della retribuzione globale del lavoratore, coprendo quindi il periodo di assenza forzata. In questa decisione la Corte d'Appello di Venezia si è anche pronunciata in tema di aliunde perceptum, stabilendo che il datore di lavoro, per detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore somme percepite altrove, deve fornire specifiche indicazioni di fatto. Richieste pertanto generiche o esplorative, continua la Corte, non sono ammesse e il datore è tenuto a dimostrare specificamente l'esistenza di tali entrate. Andiamo ora ad esaminare l'ultimo provvedimento giurisdizionale, Corte di Appello di Perugia, in materia di impugnazione del verbale di accertamento da parte dell'ispettorato. La Corte d'Appello di Perugia, proprio con la sentenza del 9 aprile del 2024, ha affermato che l'impugnazione in sede giurisdizionale del verbale di accertamento dell'ispettorato del lavoro, con obbligazioni contributive, non è ammissibile in quanto atto procedimentale idoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro. Pertanto, sulla base di questi presupposti, la Corte d'Appello ha respinto l'appello dell'azienda, che si era rivolta alla Corte per aver ragione in una controversia intercorsa con l'ispettorato in merito al verbale di accertamento e diffida da adempiere. Infatti, con il verbale di accertamento era stata contestata l'illegittimità e la comunque la carente o inidonea documentazione giustificativa di alcuni pagamenti in busta paga effettuati a titolo di rimborsi chilometrici a piedi lista, che gli ispettori avevano dunque ritenuto assoggettabili a contribuzione. Il ricorrente in prima istanza promuoveva in tribunale un'azione di accertamento negativo del credito previdenziale, motivato dal fatto che l'onere della prova sulla fondatezza della pretesa contributiva fosse a carico dell'ispettorato. L'ispettorato, costituitosi in giudizio, ha invece eccepito l'inammissibilità del ricorso, atteso che il verbale non era da ritenersi titolo esecutivo e pertanto non autonomamente impugnabile. Avverso la decisione del tribunale, quindi proponeva appello la società, con il quale la società contestava in quanto non era stata considerata la sussistenza dell'interesse ad agire per sospendere la pretesa sanzionatoria e la conseguente iscrizione al ruolo del credito dell'istituto. Ciò anche in considerazione del fatto che il verbale già conteneva l'ammontare dei contributi omessi e le sanzioni con l'intimazione del pagamento. La sentenza che stiamo commentando affronta, come detto, una questione molto importante per quanto riguarda il nostro diritto del lavoro. Infatti, al centro di questo dibattito è proprio l'impugnazione di un verbale di accertamento emesso dall'ispettorato territoriale. Ebbene, il giudice dell'appello, come detto, ha rilevato che l'atto impugnato ha comunque funzione endoprocedimentale, cioè riguarda gli atti preparatori che si compiono prima del provvedimento finale ed è dunque privo di efficacia esecutiva o sanzionatoria. Quindi la domanda doveva considerarsi espressione di un mero interesse di fatto privo di giuridica rilevanza, inidoneo dunque a fornire una legittimazione processuale o interesse ad agire. Infatti la Corte d'Appello nel suo iter procedimentale ha riepilogato nel riesame della controversia qual è l'iter degli atti dell'ispettorato. In particolare la Corte, soffermandosi sul decreto 124 del 2004, ha concentrato la sua attenzione sugli articoli 16 e 17 che disciplinano il ricorso in via amministrativa avverso gli atti di accertamento adottati dall'ispettore. Il sistema, quindi, ha detto la Corte, è fornito di tutele per il destinatario del provvedimento, dal momento che proprio l'articolo 17 prevede la possibilità e ne stabilisce i termini per ricorrere in sede amministrativa avverso gli atti di accertamento e le ordinanze e ingiunzioni degli ispettorati territoriali e gli atti di accertamento degli istituti assicurativi e previdenziali.
Pertanto la Corte, fatte queste premesse, ha precisato che l'accertamento invocato dall'appellante si riferisce comunque a crediti già iscritti al ruolo dagli enti previdenziali e dà la possibilità comunque del ricorso davanti all'autorità giudiziaria. Pertanto, continua la Corte, nel caso concreto l'interessato avrebbe dovuto preliminarmente impugnare il verbale di accertamento ispettivo davanti all'INPS, che in tal caso sarebbe divenuto soggetto passivo. Al contrario, la legittimazione ad agire nei confronti dell'ispettorato come unico contraddittore sorge allorquando l'ufficio abbia adottato, a conclusione dell'iter procedimentale, l'ordinanza in giunzione, che, come ben sappiamo, rappresenta l'unico provvedimento a rilevanza esterna idoneo ad incidere nella sfera giuridico-patrimoniale del ritenuto trasgressore, laddove il verbale di accertamento ispettivo, viceversa, ha mera rilevanza endoprocedimentale e perciò non fa sorgere l'interesse all'accertamento giudiziale negativo. Pertanto, continua la Corte, da queste osservazioni ne consegue la non ammissibilità all'autonoma azione di accertamento del verbale dell'ispettorato, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie. Concludiamo la puntata odierna di Focus Lavoro andando a esaminare una nota recentissima dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la numero 862 dell'8 maggio del 2024, in materia di revocabilità delle dimissioni protette a seguito di convalida. Infatti l'Ispettorato con questa nota ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto. In particolare, la nota precisa che le dimissioni rese dai genitori con figli minori di 3 anni o durante i primi 3 anni di ingresso in famiglia dei minori adottati in affidamento possono essere revocate prima dell'emanazione del provvedimento di convalida da parte dell'ispettorato o, se convalidate, se rese prima della risoluzione del rapporto di lavoro. La revoca, viceversa, non è possibile nel caso in cui le dimissioni siano già state convalidate e abbiano prodotto l'effetto risolutivo del rapporto di lavoro. In tale circostanza, infatti, il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro. Com'è? È noto, dal 12 maggio del 2016 è in vigore una procedura telematica per la comunicazione o revoca delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, proprio allo scopo di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco. Tale procedura telematica non si applica tuttavia alle dimissioni dei genitori lavoratori soggetti alla convalida presso l'ITL competente per territorio. Pertanto, come detto, l'istituto e l'ispettorato ha acquisito il parere del Ministero, proprio attraverso questa nota ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità e sulle tempistiche relative alle modalità di esercizio della revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto. Infatti sappiamo che ai sensi dell'articolo 55,4 del decreto legislativo 151 del 2001, le dimissioni rese dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dal dipendente durante i primi 3 anni di vita del bambino devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, ciò allo scopo di verificare che l'atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non al contrario imposto dal datore per ragioni riguardanti la situazione familiare dell'interessato. Il citato testo unico, infatti, sulla maternità e paternità non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, né risulta applicabile quanto previsto per le dimissioni presentate in via telematica, revocabile, come ben sappiamo, con le stesse modalità telematiche entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo. Pertanto, l'ispettorato ha evidenziato che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio la cui efficacia è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell'ITL. Pertanto, da quanto detto, per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, territoriale del lavoro, non vi sono elementi che impediscono la possibile revoca delle dimissioni antecedentemente alla loro efficacia, quindi prima che ci sia un provvedimento di convalida o successivamente alla convalida, ma antecedentemente alla decorrenza delle dimissioni stesse, quindi alla risoluzione del rapporto di lavoro.
laddove invece le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate, come abbiamo detto, e quindi all'esito della verifica della genuinità delle stesse da parte dell'ispettorato, ovviamente il rapporto di lavoro si risolve e potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro. Questa era oggi l'ultima notizia di Focus Lavoro. Ringrazio tutti i radioascoltatori, ringrazio e saluto Ornella Sala, la regia, e do appuntamento alla prossima settimana. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Use Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.